Il negoziato tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit fa progressi. La prospettiva è quella di arrivare ad un accordo che tuteli gli interessi di tutti. L'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, è ottimista, con una visione che punta a rassicurare il mondo economico e ad abbattere l'incertezza su quello che accadrà. Lo ha detto durante la presentazione a Milano della ricerca Brexit, Voices of European Businesses, promossa dal Consiglio delle Camere di Commercio britanniche in Europa. Abbiamo finito la settimana scorsa il quarto round dei negoziati e noi siamo molto contenti con il progresso. Ad esempio, abbiamo fatto più progresso per quanto riguarda i diritti dei cittadini europei nel Regno Unito e anche ai cittadini britannici nell'UE, che per noi, come per i nostri partner europei, è una priorità, non soltanto per i motivi pratici, ma anche una responsabilità morale. Per noi è importante che il prima possibile possiamo anche aprire il capitolo del futuro, perché noi vorremmo parlare del futuro allo stesso tempo di affrontare gli altri temi. La ricerca parte dal lavoro delle 27 tavole rotonde organizzate in 18 paesi dell'Unione Europea all'indomani del voto sulla Brexit. Gli imprenditori concordano sulla necessità di mantenere un legame forte tra Regno Unito ed Europa e raccomandano di impedire l'introduzione di barriere tariffarie e commerciali, nonché di limitare il più possibile il livello di incertezza. La strategia britannica, comunicata dal Premier Theresa May a Firenze, è quella di introdurre un periodo di transizione di almeno 2 anni, a partire dalla partnership profonda e speciale che lega Regno Unito e Unione Europea. Siamo ben consapevoli del livello dell'incertezza che la nostra decisione ha creato. Ad esempio, il primo ministro ha proposto un periodo di implementazione per al minimo 2 anni. Allora, se questa proposta fosse accordata con i nostri partner, darebbe veramente più sicurezza, più certezza per i business e anche per i nostri cittadini. I principi fondamentali illustrati dal Premier May prevedono che dopo Brexit il Regno Unito sarà fuori dal mercato unico e dall'Unione doganale e la Corte europea non avrà più giurisdizione nel territorio britannico. Serve dunque un modello nuovo di relazioni, diverso anche dai casi di Canada, Norvegia o Svizzera. Gli altri modelli non contano qui, perché è veramente una situazione diversa. Un paese membro da 44 anni, la nostra economia è strutturata in un certo modo. Allora noi vogliamo invece applicare immaginazione, creatività per trovare un nuovo modello che anche ha al cuore il bilancio, l'equilibrio giusto fra gli obblighi e le responsabilità, perché siamo ben consapevoli del fatto che non possiamo partecipare nel mercato unico senza gli obblighi.